Damián. No. Porta di te, è diverso. Io morirei per te. Con cazzo, non ho detto sempre cazzate. Ma non è vero, sei tu. Sei tu che ogni volta ti fai mille pippe mentali. Sì, vabbè. Io non ce la faccio più. Ah, tu non ce la fai più? Sì. Che cazzo fai? Adesso la tua band è più importante di me. Vai a farti fottere, Alex. Arriva. Chiamarlo, ma nulla. Dopo la 13ª chiamata ho notato che ha spento il telefono. Mi sento esclusa dalla sua vita. Mi ha lasciata e io sapevo che sarebbe successo prima o poi. Si è stancato di me. Ma io so che non è colpa sua. Sono i suoi amici il problema. Sono arroganti e superficiali. Pensano solo a bere ed essere ubriachi e andare con la prima ragazza che guardano. Ma lui non è così. Lui è diverso. Lo so. Io lo conosco.
come va? Tutto bene? Come dovrebbe andare? Scuola, band, i soliti impegni. E Rebecca non ti aiuta? Diciamo che Rebecca è la ragione di tutti i miei problemi. Non capisco, è bella, è simpatica, è gentile. Come può essere lei la causa di tutto questo? È uno stress continuo. È gelosa? Forse. Ma c'è molto di più. Quanto tempo siete stati fuori? È giusto per ubriacarvi, vero? Ma soprattutto perché non hai risposto alle mie chiamate. Guarda che non mi potete dire cazzate, perché l'ultima volta che ci sono stati da partire all'80%. Ma cosa cazzo vuoi da me? Mi vuoi lasciare in pace per 5 minuti? Ma che problemi hai? Sono una tua ragazza. Cazzare. Vuoi lasciarmi, vero? Non ci credo. Sono venuto qui per risolvere la situazione, perché sono stufo di tutto ciò e tu salti subito alle conclusioni, come sempre. Perché hai aspettato una settimana? Hai idea di quanto sia stata male? Di quanto avessi bisogno di te? E tu hai pensato perché io ho avuto bisogno di tutto questo tempo? Per colpa tua! Io volevo soltanto stare da sola, avere un po' di tempo per me stesso e tu invece ti sei soltanto preoccupata che io ti potessi lasciare. Sei una menefreghista. Ti importa solo ed esclusivamente di te stessa. Vai via! Never listen to words of advice.